Dicembre 1967. L'alba di un giorno livido e tormentato come il volto dell'uomo che visse una delle più tremende storie mai raccontate dal cinema. Un appello disperato lanciato in un mondo vuoto e silenzioso. K.O. K.W. chiama! K.O. K.W. chiama! Rispondetemi! L'ultimo uomo della Terra. Il trucco, i capelli. Ai confini della follia, giorno per giorno, l'angoscioso dramma di un mondo su cui discende l'invisibile alito del terrore. Cartman? Sì, dottore. Adesso Morgan lo informerà. Va bene, dottore. Che ha detto il grande scienziato oggi? Le solite cose? Sta cercando come tutti quanti noi. Ma sono storie, Sam, sono storie. E sai dirmi perché i contagiati sono sempre stanchi durante il giorno? Perché non sopportano la luce del sole? Perché vanno in giro solamente la notte? Vieni qui. Guarda. L'ultimo uomo della Terra. Un vento che inchiodò gli scienziati al banco dell'impotenza. Questo autocarro è appena arrivato dal quartiere Nord. Non lo so, ho detto che se ne deve andare. Voglio mia figlia. Signore, là dentro ci sono molte altre figlie, anche la mia. L'ultimo uomo della Terra. Se cerca qualcun altro all'infuori di me, fa meglio a risparmiare fatica. Un grande attore, Vincent Price, l'interprete di una storia che non dimenticherete. Un classico del terrore. L'ultimo uomo della Terra. Con Franca Bettoia, Emma Danieli e Giacomo Rossi Stewart. Ehi! Ehi, fermati! Aspetta! Eri sposato? Sì. Bambini? Sul tetto! L'ultimo uomo della Terra. Prossimamente su questo schermo. Ahahahah!